Massimo Prudente, lei è il presidente del comitato di Valle Galeria Libera. Oggi siete qui davanti alla discarica di Malagrotta, una presenza simbolica perché ci sarà la visita della commissione ecomafie dopo l'incendio della vigilia di Natale. Sì, è una visita, più che altro è una testimonianza della continua preoccupazione che viviamo in questi territori, perché è pieno di impianti qua, oltre i due TMB che sono andati a fuoco, c'è uno stabilimento dove fanno la trasferenza della plastica, della carta e dell'immondizia a 700 metri da qui, che è un'altra bomba innescata. Ci siamo meravigliati che non sono stati potenziati i sistemi di sicurezza. Dopo un incendio di 18 mesi fa, qui doveva essere arci controllato. Non è possibile che con stabilimento chiuso, perché il 24 qui non c'era un'attività di ricezione, una cosa non può prendere fuoco in quella maniera da sola. Quindi oltre alla preoccupazione per la salute, c'è anche la preoccupazione che i disastri non vengono prevenuti. Ecco. Più che prevenuti, però, la visita della Commissione e l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma per incendio doloso lasciano pensare che dietro ci possa essere anche la mano della criminalità organizzata. Allora, la meraviglia nostra è anche che sono passati 18 mesi e l'inchiesta precedente non è stata ancora chiusa, non sappiamo ancora nulla, è proprio un muro di gomma, non si conoscono l'avanzamento dell'inchiesta. E qui se ne aggiunge un'altra, tant'è vero, ho sentito, perlomeno queste sono notizie di stampa, che i due fascicoli sono stati unificati e quindi farà parte di tutt'altra inchiesta. Non vorremmo che alla fine passa tantissimo tempo e non si viene a capo, come non si è venuto a capo degli incendi del TMB del Salario, del TMB di Rocca Cencia, che alla fine, dopo tantissimo tempo, hanno chiuso nel silenzio generale l'inchiesta senza individuare nessuna responsabilità da parte di nessuno. E questo non è possibile. Speriamo che non succeda lo stesso anche qui. Ecco, poi c'è anche la questione del nuovo biodigestore, che è stato già deciso da diverso tempo e che è entrato ufficialmente nel bilancio di Roma Capitale, votato il 22 dicembre, 47 milioni dal PNRR per realizzare questo nuovo impianto. Lei che ne pensa? Io invito voi giornalisti di andare a verificare il posto. È assurdo solo immaginarla una cosa del genere. A 400 metri da questa discarica, mi sembra, proprio in linea d'aria. No, è un pochettino più distante, ma il problema è più che altro riferito al traffico che questo creerà e all'impatto che avrà sul territorio, perché non è un impianto, come posso dire, che non ha un impatto. Producendo biogas, i miasmi saranno percepiti da tutte le persone che abitano intorno, lì è aperta campagna, ci sono scuole vicino, c'è un quartiere, c'è un comprensorio, c'è Castel di Guido che sta a 800 metri di distanza. Insomma, bisogna anche capire che determinati impianti, se sono adeguati al territorio, probabilmente non creerebbero problemi, ma quando uno fa un impianto da 120.000 tonnellate in un posto dove non ci sono neanche le strade, non ci sono le fogne, dove c'è stato un assetto idrogeologico che è già penalizzante, nel senso che lì è un'area che frequentemente va sott'acqua, noi veramente non capiamo questo, nonostante poi sono state fatte tutte le osservazioni, abbiamo partecipato alle conferenze dei servizi, abbiamo fatto le nostre osservazioni, ma in pratica sono state lettera morta, cioè non gliene importa niente, vanno avanti perché hanno bisogno di impianti e costi quel che costi li vogliono realizzare. Ecco, ma voi siete mai stati ricevuti dal sindaco di Roma? Avete mai avuto un dialogo con Gualtieri? Ha mai ascoltato le vostre rimostranze? Gualtieri è venuto nel nostro presidio durante la campagna elettorale e aveva promesso che non ci sarebbe stato nessun altro impianto qui nella Valle Galeria, anzi che avrebbero cominciato a una specie di riqualificazione e di rigenerazione del territorio che è devastato da tutte queste impianti che sono presenti, e questa è la situazione. Che poi ha deciso
una volta insediatosi, ha deciso invece di cambiare. Quindi qui hanno deciso di fare due impianti di raccolta plastica e carta. Hanno raddoppiato la trasferenza, anzi triplicato, perché era 300 tonnellate coloraggi, qui è diventata 900 tonnellate, a 650 metri da questo sito qui. Hanno potenziato i TMB, perché prima lavoravano 500, adesso lavoravano 650 tonnellate, quindi tutto il contrario di quello che aveva promesso in campagna elettorale.